Parliamo della differenziata, ecco, a breve inizierà, già è iniziata con i commercianti, ecco, c'è qualche novità, avete pensato a qualcosa di particolare? Siamo ancora in attesa che arrivino i carrellati da 120 a 240 litri appunto per cominciare l'attività con le attività commerciali. In questo momento c'è un'emergenza vera che è dovuta al fatto che l'intero territorio extraurbano sta diventando una grande gigantesca discarica. In qualunque direzione si va si trovano cumuli di spazzatura per smaltire i quali poi i cittadini di Agrigento spenderanno molti soldi. Io colgo l'occasione per rilanciare nuovamente l'appello ai nostri amici comuni viciniori perché controllino chi fa la raccolta differenziata nel loro territorio, ma soprattutto chi non la fa, perché loro sono gli unici che hanno la possibilità, attraverso sanzioni pesantissime nei confronti di chi non fa la differenziata, di evitare questo sconcio. Io continuo ad avere segnalazioni da Villa Seta, da Monserrato, da Via Ragazzi del 99. L'altro giorno, proprio per andare all'Assemblea dell'Atio, ho attraversato la zona industriale, che per fortuna non è territorio di Agrigento. La zona industriale è diventata una gigantesca discarica a cielo aperto. Allora, i comuni di Porto Empedocle, Favara, Aragona hanno il diritto, dovere di vigilare sui comportamenti dei propri cittadini e soprattutto noi dobbiamo accelerare quanto più possibile la eliminazione dalle strade dei nostri cassonetti che sono diventati inevitabilmente degli attrattori dei rifiuti degli incivili degli altri paesi.